partiamo dalle emozioni del rientro in campo. Già quando hai finito il riscaldamento sei tornato in panchina, abbiamo visto un grosso sospiro. Che sensazione e che emozioni hai provato? No, sicuramente è molto bello, è passato tanto, tantissimo tempo. E è stato bello rientrare, il campo mi mancava, è stato bello sentire l'affetto dei tifosi sia quando ho iniziato il riscaldamento che poi l'ingresso in campo e niente, davvero a coronare questa partita è stata veramente una bella emozione poter rientrare in campo dopo così tanto tempo. Un applauso lunghissimo appunto dei tifosi al tuo rientro in campo in un gruppo che non ti ha mai lasciato solo in questi momenti. No, sicuramente durante tutto l'anno ci sono stati momenti difficili per me, però qua sapevo che c'erano i miei compagni che appunto non m'hanno fatto mai mancare una parola di conforto, di sostegno. Sin dal primo giorno l'anno scorso quando mi sono fatto male, quest'anno anche con i nuovi compagni e con tutti, il direttore, il mister, mi sono sempre stati vicini per aiutarmi a rientrare e a tornare a star bene e finalmente oggi sono tornato. Hai finito la tua scorsa stagione con una propata in alto alla classifica, rientro con una propata che deve lottare per un altro obiettivo, ma lo spirito, almeno quello che si è visto oggi, ma anche a Vercelli ci hanno stati dei segnali, sembra lo stesso di sempre, della tua propria. Ma sicuramente la maggior parte dei ragazzi è alla fine quella che faceva parte del gruppo dell'anno scorso, più qualcuno nuovo, e noi dobbiamo entrare sempre con la mentalità di oggi, con la consapevolezza di quello che siamo, di quello che possiamo fare, rispettando l'avversario, però comunque cercando di credere in quelle che sono le nostre qualità, perché a Vercelli abbiamo perso 4-1 e noi eravamo scarsi, oggi abbiamo vinto 5-1 e sembra banale dirlo, la solita frase, non siamo dei fenomeni, però è veramente così. Mercoledì abbiamo un'altra partita molto importante, fondamentale, e dobbiamo prepararci per quella, però sempre con lo spirito giusto, senza paure, senza troppo euforia che può dare la partita di oggi, ma con equilibrio e con la consapevolezza di quello che possiamo fare. Per chiudere, come ti senti? Ti senti pronto per giocare appunto questo finale di stagione incandescente? Sì, io mi sento bene fisicamente, sono sicuro quando gioco, non ho paure riguardanti l'infortunio. Ormai sono più di 2 settimane che m'alleno col gruppo, piano piano ho ripreso il ritmo partita. E niente, io sono a disposizione della squadra e del mister per cercare di finire questa stagione per quelle che sono le nostre qualità e al meglio possibile.